Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Il video di oggi è dedicato a due profumi che io amo moltissimo e che sono due pilastri, due colonne della storia della profumeria. I profumi sono Apocalon D'Ay di Guerlain e Laure Bleu, sempre di Guerlain. Di questi due profumi e in generale per la creazione di questo video mi sono appoggiata ad un testo, ad un libro di riferimento, un libro che amo moltissimo e che è The Guerlain Story della scrittrice Elisabeth de Feydeau. Vi scriverò il riferimento qui sotto nell'info box. Consiglio moltissimo questo testo per chi ovviamente vuole approfondire nel dettaglio la storia della Guerlain, perché è un libro molto ben fatto, dettagliato, fa un'analisi molto lucida, appunto non soltanto della storia della famiglia, delle sue vicende, ma le contestualizza molto bene nel contesto sociale e culturale dell'epoca, con delle riflessioni approfondite sulla moda, sulla storia, eccetera. E inoltre abbraccia un arco temporale che va dal 700 circa fino ai nostri giorni, davvero molto ben fatto. Apocalon D'Ay e Laure Bleu sono due fragranze diverse, chiaramente tra di loro. Una è stata creata nel 1906 e l'altra nel 1912, ma sono due profumi accomunati dalla stessa atmosfera, temperatura emotiva. Sono due fragranze poetiche, due opere d'arte che si potrebbero benissimo definire opere impressioniste. Infatti Jacques Guerlain, come anche Aimé, ma soprattutto Jacques, era non soltanto un naso, ma era un uomo estremamente curioso, attento, che si lasciava ispirare per le sue creazioni dal mondo dell'arte, a 360 gradi, dal mondo, ad esempio, dell'opera, del teatro, della letteratura, ovviamente anche della musica e della pittura. Lui stesso era proprio ben inserito all'interno del contesto culturale artistico dell'epoca e infatti era molto amico di, ad esempio, letterati come Marcel Proust, di artisti, di pittori, eccetera. Siamo a Parigi alla fine dell'Ottocento. La città vive un momento di cavalcante sviluppo. La parola progresso è proprio la chiave per comprendere quel periodo storico. Progresso compiuto nell'ambito scientifico, tecnologico, industriale, è il simbolo iconico e indiscusso di questo momento, è sicuramente la Tour Eiffel, che poi diventerà simbolo anche dell'amore romantico. Anche la chimica stava compiendo dei grandi sviluppi, dei passi da gigante, e proprio appunto questi sviluppi, questi progressi furono fondamentali per la profumeria, anche per l'industria profumiera. Le profumerie e la profumeria in generale, infatti, attinse e poté godere e giovare appunto dei progressi della chimica, utilizzando ovviamente accanto alle sostanze di origine naturale anche sostanze di origine sintetica, quindi create in laboratorio. Ovviamente questo non è il mio ambito, quindi non mi addentro troppo all'interno di questo contesto, ma alla fine dell'Ottocento, negli anni 90 del Novecento, fu creata una molecola, è scoperta una molecola chiamata alfa-ionone. Alfa-ionone, appunto la parola ionone, deriva proprio dal nome greco della violetta ed è proprio quella molecola che dà questo sentore talcato, cipriato, squisitamente cosmetico ai profumi, che io amo moltissimo, a metà strada tra la violetta e l'iris. E proprio questa molecola è presente in maniera decisa e determinata in questa meraviglia che è Apres Londres. Una fragranza emozionante, davvero meravigliosa. Anche in questo caso l'ispirazione nasce da un'esperienza concreta che Jacques visse appunto intorno nei primi del Novecento, proprio a ridosso del 1906. Esattamente come un pittore, Jacques vuole racchiudere, vuole quasi fotografare un momento, un'atmosfera, appunto con delle precise condizioni atmosferiche. Ma prima di parlarvi dell'ispirazione, vi dico che Apocalon D'Ay è anche un'ode all'amore che Jacques nutriva nei confronti della natura e del giardinaggio. Sì, perché il nonno di Jacques, che era appunto Pierre-François Pascal, nonché il fondatore della Guerlain, oltre ad aver aperto la sua profumeria, inizialmente in Rue de Rivoli e successivamente poi in Rue de Lapin e successivamente terminando appunto questo viatico nei Champs-Élysées, dove oggi attualmente si trova la Guerlain, aveva anche comprato un piccolo lotto di terreno dove aveva dato vita ad un bellissimo giardino, a metà strada tra un giardino e un orto botanico, che curava con grande amore e dedizione e trasmettendo questa passione anche ai figli e ai nipoti, fino appunto a Jacques, che era suo nipote.
Anche Jacques amava tantissimo dedicarsi al giardinaggio, dedicava tanto tempo appunto al suo giardino e alle passeggiate nella natura. Ma Apocalondè nasce da un'emozione, da un'impressione, come vi dicevo. Siamo intorno al 1906. Jacques, in un caldo pomeriggio d'estate, decide di andare a far visita ad un amico. Dopo un'intensa pioggia, si reca appunto a casa dell'amico e in compagnia passeggia tra i vialetti del giardino della casa, appunto di quest'ultimo. Come vi dicevo, aveva piovuto, quindi tutta la natura intorno era umida, esalava un caldo profumo anche di terra bagnata. Apocalondè ci parla proprio, ci vuole descrivere quindi queste sensazioni, queste immagini, la terra umida, i petali e le foglie bagnate e questa atmosfera ancora un po' rarefatta. Apocalondè ci vuole proprio parlare infatti di un giardino d'estate dopo un'intensa pioggia, quindi ci parla di terra umida, del languido calore del giardino che è stato però appena rinfrescato dalla pioggia, dei petali bagnati e del profumo che si trova ovviamente appunto nel giardino. Il profumo è tutto ruotato intorno a questo accordo principale di iris, questo accordo pudré, morbido, rotondo, talcato di iris, ma anche violetta, abbiamo anche la rosa. Troviamo anche delle note speziate che danno colore e vivacità, che rinfrescano la composizione, come ad esempio i chiodi di garofano e soprattutto l'anice. Appena spruzzato il profumo sa tantissimo proprio di anice, che è molto presente, quindi teniamolo in considerazione, ma è fondamentale per dare ariosità, luminosità alla fragranza, che poi appunto si sviluppa in questo accordo così morbido, pudré, talcato, davvero meraviglioso. Anche se è stato creato nel 1906, secondo me Apocalondè non è una fragranza, diciamo, troppo vintage o troppo poco portabile. È un profumo, anzi, secondo me, che ha fatto scuola e a cui i nasi attuali, secondo me, guardano come esempio mirabile e insostituibile nella creazione di fragranze all'iris. Mi è capitato di sentire profumi moderni che davvero ricordano Apocalondè. Il flacone originale per Apocalondè era un flacone che è stato creato inizialmente nel 1902 e si chiamava Luigi XVI, un flacone davvero d'eccezione, molto semplice ma allo stesso tempo comunque maestoso. L'opinione pubblica accolse con grandissimo entusiasmo questa creazione di Guerlain e un articolo che comparve sulla Liberté nel 1906 diceva che la squisita sottigliezza di Apocalondè aveva qualcosa che ricordava il pensiero poetico ed effettivamente è così, questo è un profumo poetico e assolutamente emozionante. Ma passiamo adesso a un altro capolavoro che è l'Orblè. C'è da dire che già a partire dal 1889, quindi dal momento in cui nacque Jacqui, creato da Aimé Guerlain, le persone a Parigi ma anche fuori, quindi anche all'estero, cominciarono a parlare di stile Guerlain e questo stile, questo DNA che ritroviamo nelle creazioni della Maison coincide in gran parte con un accordo che appunto ricorre nelle creazioni Guerlain e che prende il nome di Guerlinade. Pare che la Guerlinade è stata creata da Aimé Guerlain, però non abbiamo delle certezze su questo fatto. Sappiamo sicuramente che è una formula segreta, una formula magica tra virgolette, e che contiene indubbiamente alcuni componenti come ad esempio il bergamotto, l'iris, la rosa, abbiamo sicuramente anche il gelsomino, resine, vaniglia, fava tonka, ma ovviamente sicuramente conterrà altre componenti che non sappiamo. Insomma, le persone cominciarono ad apprezzare, ad amare questo accordo ed è per questo che quindi amavano e desideravano le fragranze Guerlain. E la Guerlinade è l'accordo cuore, è proprio il cuore di quest'altro profumo che è appunto l'Orblè. Anche in questo caso partiamo da un'atmosfera, da una situazione. Siamo a Parigi in un tardo pomeriggio del 1911. Jacques Guerlain sta facendo una rilassante passeggiata sulla riva della Senna insieme al figlio. L'aria è inebriata dal profumo degli alberi in fiore, si sente il rumore dell'acqua così placido e musicale della Senna e il sole sta per scomparire alle spalle dei tetti della città francese. Il colore dell'atmosfera è molto suggestivo e nel momento in cui il sole scompare tutto sembra tinteggiarsi di blu con sfumature violacee. A colpire particolarmente Jacques furono due cose.
Prima di tutto il colore del cielo, che come vi dicevo era di un blu molto saturo con delle venature viola, struggenti e assolutamente evocative. E contemporaneamente anche il silenzio eccezionale della città. Insomma, Jacques fu davvero colpito da quell'atmosfera, emozionato da quell'atmosfera. Insomma, Jacques si trovava in un vero e proprio stato di grazia e aveva l'impressione che nessuno e niente avrebbe potuto alterare quell'armonia perfetta. Proprio dal colore del cielo e dell'atmosfera tutto intorno nasce il nome che Jacques diede al profumo, ovvero L'Or Bleu. La fragranza fu poi dedicata alla moglie di Jacques, la donna da lui amata, Lily, la quale per ringraziarlo scelse L'Or Bleu come sua fragranza, diciamo, per la vita, la fragranza preferita per la vita. Stupisce il modo in cui questi profumi fossero perfettamente in linea con l'atmosfera che l'arte in quel momento stava vivendo, proprio appunto tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, periodo formidabile che passa alla storia come Belle Époque. Dal punto di vista olfattivo, L'Or Bleu è una fragranza dove, come vi dicevo, domina questa componente floreale talcata, molto femminile, poudrée appunto, ravvivata da sentori di bergamotto, ma anche di spezie. È una fragranza morbida, tenera, quindi confortante, ma anche sensuale. Qui le note appunto floreali e talcate si sposano dolcemente, delicatamente, con le note anche più gourmand di vaniglia e anche fava tonka. Per quanto riguarda il flacone, fu uno dei primi, uno dei più antichi, quindi creati dal nipote di Jacques Guerlain, da Raymond, che appunto pensò, si lasciò ispirare ovviamente anche qui dalle linee dell'Art Nouveau, quindi linee che guardano molto al mondo floreale, al mondo naturale, e le cui curve e sinuosità rimandano però anche al corpo femminile. Il flacone fu poi creato in collaborazione con le cristallerie di Baccarat, quindi era un flacone molto prezioso, e il nome del flacone è Flacon Buchon Cœur, proprio perché il tappo ricorda proprio un cuore alla rovescia. Rispetto ad Apocalypse, sento L'Or Bleu una fragranza che maggiormente fa capire, lascia intendere che si tratti di un profumo vintage, ma non per questo meno bello, meno emozionante e comunque molto molto portabile. A me piace moltissimo ancora adesso, soprattutto proprio per questa componente di Guerlinat che sulla mia pelle sta benissimo, che si sente molto e che lo rende proprio morbido, dolce e avvolgente. Devo dire che per quanto riguarda la riformulazione, che ho anche qui, sento che la fragranza qui nel nuovo flacone è più luminosa, più ariosa, è sostanzialmente come se avesse perso un po' il suo corpo, tant'è che in questa fragranza personalmente non sento quella componente di Guerlinat che tanto amo ritrovare nel vecchio flacone. Quindi questo è giusto che io lo dica, questa è la mia personalissima sensazione. Piccola curiosità sull'Or Bleu. Sappiamo che L'Or Bleu in qualche modo incarna anche lo spirito della Belle Époque, infatti è stato creato nel 1912, ma contemporaneamente ne designa anche un po' il tramonto, tant'è che nel 1914, dopo solo due anni, scoppiò il primo conflitto mondiale, la Grande Guerra. E pare che piccoli flaconi di L'Or Bleu venissero distribuiti ai soldati al fronte, nelle trincee, per rincuorarli, per comportarli e dare loro l'impressione della compagnia delle proprie donne amate, insomma. Con questa piccola curiosità tristemente attuale, chiudo questo video su due capolavori della profumeria e ci vediamo al prossimo video dedicato a Mitsuko e Shalimar. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo. Ciao!